trovo di fronte al Consiglio regionale. Gli studenti oggi protestano perché? Protestiamo contro il nuovo ISE. E questo nuovo calcolo dell'ISE ha escluso dal diritto allo studio, dalla possibilità di avere un alloggio e una borsa di studio, moltissimi studenti che si trovano in condizioni economiche disagiate e quindi è andata a colpire una fascia della popolazione che ha difficoltà economiche. Oggi siamo davanti al Consiglio regionale perché chiediamo di parlare con dei responsabili anche della regione, perché fino ad oggi l'azienda per il diritto allo studio non è riuscita a dare soluzioni soddisfacenti, ha continuato a fornire proroghe ma fondamentalmente scuse e non è riuscita ad assumersi delle responsabilità. Quindi chiediamo di poter avere un confronto anche con la regione, di modo che tutti i responsabili si assumano delle responsabilità pubbliche di condanna a questo nuovo calcolo ISE che in realtà penalizza una fascia di popolazione disagiata e non garantisce il servizio allo studio veramente. Avete intenzione di manifestare ancora per questo? Certo, questo è un percorso che va avanti da molto tempo, quindi continueremo a manifestare. Abbiamo visto come le assemblee e i cortei e presidi delle scorse settimane hanno portato ad alcune vittorie. Siamo riusciti ad ottenere una proroga di 10 giorni dal DSU per l'uscita degli alloggiati che verranno buttati fuori di casa, ma non una soluzione definitiva. Quindi il 30 ottobre di nuovo queste persone saranno senza una casa. Questa è una cosa che accade in tutta Italia. Anche gli altri studenti si stanno mobilitando, infatti abbiamo visto anche a Pisa. Ecco, appunto, abbiamo sentito dei ragazzi di Pisa che continueranno, ha detto anche loro, a manifestare. Sono stati addirittura fermati, denunciati. Certo, ci sono state, il livello di repressione è stato veramente pesante e addirittura hanno sgomberato un posto di cui gli studenti si erano riappropriati e l'hanno sgomberato pistola alla mano in modo violento, in modo del tutto inappropriato, ed è stato veramente pesante, ma la mobilitazione andrà avanti, anche perché comunque l'ISE e comunque in generale il parametro, il calcolo ISE, questa nuova riforma non riguarda solo gli studenti, cioè colpisce tutte quelle fasce della popolazione che siano studenti o meno, che non hanno la possibilità economica di garantirsi il diritto alla salute, il diritto allo studio, e non viene fatto niente per avvantaggiarli. Da Firenze è tutto, a voi la linea.